La tecnologia principale che viene utilizzata per la bonifica del terreno è il desorbimento termico, una specie di lavorazione del terreno, per semplificare, che con la temperatura, diciamo, lo bonifica, elimina le tracce di idrocarburi e così via. Il Parco dello Sport sta andando avanti la bonifica che è stata la prima che è stata consegnata circa un anno fa. Sono state consegnate le aree di tutte le altre aree della bonifica a terra, che diciamo riguardano il parco urbano e l'area di sedime per quelle che poi saranno invece le aree, diciamo, di costruzione. Questo sarà il più grande cantiere di bonifica d'Europa, quindi si realizzerà un enorme impianto di desorbimento termico che servirà proprio a bonificare tutto il terreno in loco, in maniera tale da non creare trasporti. Insomma, si è studiato molto questa cosa per fare che sia da un lato per economizzare, diciamo, per rendere ancora economicamente più compatibile, ma anche per fare in modo che poi ci sia il minore impatto ambientale possibile della bonifica, quindi senza movimentazione di terreno. L'impianto è stato progettato, si realizzerà nelle prossime settimane in maniera tale che entro fine anno questo grande impianto, che è proprio un impianto industriale a servizio della bonifica, si realizzerà proprio a Bagnoli nel sito e si procederà con le demolizioni di alcune parti che non sono state ancora demolite e che verranno demolite. Insomma, tutto procede secondo quello che è il nostro cronoprogramma. Credo che saremo in grado di rispettare i tempi.